Queste due vittorie ci hanno proiettato nella parte medio-alta della classifica e sicuramente per il morale sono state una bella scossa e diciamo ci hanno risvegliato e ora continueremo a lavorare in vista delle prossime partite. Sicuramente quella di Napoli, primo per l'ambiente, perché la Scandone è sempre una piscina difficile, e poi anche perché mancava Claudio e Michele Lapenna e quindi la concentrazione doveva essere altissima e non dovevamo incappare errori limitando i loro giocatori più forti, ovvero il centro boa e il mancino. Così abbiamo fatto e questo ci ha permesso di vincere. Sì, sicuramente la nostra squadra, che è una squadra giovane, deve crescere molto dal punto di vista mentale e dal punto di vista dell'esperienza. Però siamo ricchi di entusiasmo e quindi cavalchiamo quest'onda e cerchiamo di limitare i difetti che può portare questo entusiasmo. Sì, sì, infatti è un gruppo molto unito, anche perché siamo gli stessi della 2. E cerchiamo di fare al meglio queste fasi preliminari per poi cercare di andare anche quest'anno a fare le finali. Il mio obiettivo iniziale è sicuramente di fare sempre meglio. Poi queste due partite mi hanno fatto acquistare molto fiducia sulle mie capacità e ora cercherò di lavorare sulle mie lacune e di migliorare sempre. Nessuno in particolare ci dà consigli, sono tutti disponibilissimi ad aiutarci e noi cerchiamo di aiutarli per migliorare proprio come squadra. Beh, un giocatore che mi piace molto e a cui mi ispiro è Darko Borgulian, perché mi piace molto la sua scaltrezza e colpire proprio nel momento giusto la squadra avversaria.